L'impotenza, la difficoltà nell'erezione, la difficoltà nel portare a termine il rapporto, la difficoltà che ha tantissime origini e quindi è una patologia che va affrontata da specialisti, da persone che, da medici che abbiano la formazione. Ritengo che sia abbastanza difficile per un solo specialista riuscire a inquadrare una problematica come quella dell'impotenza senza correre il rischio di trascurare qualcosa magari di molto importante. Le due figure specialistiche più importanti? Beh, potrei dire anche le tre figure. La prima figura è sicuramente quella di un bravo endocrinologo, un endocrinologo che ovviamente sia si è esperto soprattutto nel campo andrologico, poi un urologo o comunque uno specialista che abbia una grossa competenza sull'apparato genitale e riproduttivo maschile, nonché un esperto in patologie vascolari. Non trascuriamo poi un esperto di problematiche di tipo psicologico. Abbiamo da sempre sposato il concetto che il problema andrologico sia un problema multidisciplinare e quindi in tempo reale, immediatamente, valutiamo sia la componente endocrinologica con gli esami che eventualmente ci portano i pazienti e la componente anche organica. Ricordiamo che nel nostro poliambulatorio abbiamo tutti anche una formazione di tipo sessuologico e quindi questo ci permette di fare uno screening iniziale di altissimo livello. No, non c'è soltanto il Viagra, non c'è soltanto il Cialis. Ormai in andrologia per i problemi legati all'impotenza, alla difficoltà nell'erezione, possiamo spaziare abbondantemente e nelle terapie potrei dire anzi che i nostri pazienti la maggior parte delle volte vengono curati definitivamente e abbandonano eventualmente anche le terapie o le pastiglie del bisogno, risolvono il problema perché questo è un problema che può essere risolto anche per sempre io oserei dire. Le terapie sono terapie che possono essere dalle più soft, dalle più semplici, la mezz'oretta di riposo con qualche elettrodo che fa passare dei prodotti terapeutici, curativi e non palliativi, cioè che non servono assolutamente soltanto al bisogno ma che sono delle cure definitive, fino alla prescrizione di prodotti che sono personalizzati, che quindi possono essere dosati sulle specifiche esigenze del paziente. 30 anni di visione costante della problematica, 30 anni di ricerca costante per ottenere i migliori risultati per il paziente. Non siamo mai stati condizionati dall'industria, siamo sempre stati abituati a guardare in faccia i nostri pazienti, a essere in diversi specialisti che cercano di trovare la soluzione giusta per te. Siamo diversi specialisti proprio perché dobbiamo cercare di trovare qual è il problema che spesso è anche un piccolo problema che ti affligge, che non ti consente di avere un rapporto completo, un rapporto soddisfacente. Ma questo vuol dire che siamo anche pronti a darti una soluzione definitiva, il prodotto personalizzato, la terapia personalizzata, e ce ne sono tante terapie personalizzate, che molte terapie che sono efficaci, ma lo possono testimoniare le grandi percentuali, le ottime percentuali di successo terapeutico definitivo che hanno i nostri pazienti.